Will, bentornato a casa. Grazie. Ci siamo visti l'ultima volta a Sanremo, come è stato il rientro? Ancora deve succedere. Come ancora deve succedere? Sto in giro, sto facendo mille cose. Perché ancora tu devo sei realizzare. Tu sei di Vittorio Veneto, sì, giusto? Sì. E a casa non sei proprio tornato? No, ancora no. E scusa, no. Mamma, salutiamo la mamma, il papà, tu hai fratelli, mamma, sorelle, sei... Il fratello era come a Sanremo, quindi okay, l'ha vissuta con me, anche se dormiva tutto il giorno. Lui. Come dormiva tutto il giorno? Ma te l'ho detto che a Sanremo lui è venuto per godersi quei 3 minuti di esibizione e poi andava a letto, giustamente. Però io devo ancora realizzare, in realtà. Sono ancora molto, molto stanco, ma realizzo. Ma qualcuno ti ha riconosciuto per strada, mentre giri? Sono stato pochissimo per strada, quindi ancora devo capirlo. Ancora devo capirlo. Però a parte questo ho imparato talmente tante cose, mi sembra di aver vissuto 2 anni in 5 giorni. Sì. Immagino, peraltro va detto Carolina che le esibizioni sue, come anche quelle degli altri ragazzi, nel corso di quelle 3 giornate, 3, 4, 5, no? Sono migliorati, sono, lo vedevi che c'era... Verissimo. È così, beh, ma sono, no? Migliorati big, figuriamoci loro, nel senso, è vero, no? Verissimo, sì, assolutamente, sin dalle prove di Roma ancora. Prendevi un po' di più consapevolezza di doveri, poi devo dire professionisti incredibili che ti accompagnano e ti insegnano cose. Vedi, uno dei doveri di una squadra come la nostra è anche quella di prendersi per mano. Cioè, lavorare assieme significa anche mettere questi ragazzi che si trovano in un frullatore gigantesco nella condizione di potersi sentire accolti. Certo. E questo è anche questo, una necessità. Penso di poter parlare per tutti i giovani. Peraltro tu sei, ti chiami Will, che ti chiami William, sì, hai diciamo così un background anglofono, no? Musicale, perché sei cresciuto con chi? Ma mia mamma mi fa ascoltare i Beatles proprio, certo, come fosse una religione, proprio, infatti... Brava cover... mamma! Brava mamma, brava mamma! Ringraziamola, esatto, che non basta come mai. Come si chiama la mamma? Helen. Helen. Sì, 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 sì. E papà come si chiama? Tarcisio. Infatti... La prima telefonata che hai fatto dopo che hai finito il festival? Ancora, ti ho detto, ancora sto lavorando talmente tanto che ancora neanche devo fermarmi. Neanche il telefono, vabbè, voilà. No, liberate Will! Liberate il Will! Free Will! Dalla ruota di Free Will, soprattutto di un film. Esatto. Era il titolo di un film. Sì, Free Will. E poi hai avuto questa cosa molto bella perché hai duettato nella serata delle cover con Michele Zarrillo. Rivediamo 5 giorni la cover fatta da te e insieme anche l'originale di Zarrillo. La vediamo. Tanta roba. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute ed io inchiodato a te. Tutto ancora più di tutto, per cercare di scappare ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male. Perché quando tu stai negando conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando. Continuiamo a ripetere, incredibile, incredibile. Sì, perché poi non ci credi. Sono operazioni che... importanti anche perché un pezzo così viene fatto conoscere anche a delle generazioni. Tu non eri nato quando è uscito? No, cioè, il 99. Confermo proprio no. E come mai proprio Zarrillo hai scelto? È una canzone, la mia parte italiana della famiglia, molto legata a Zarrillo in generale. Tutta la discografia che poi è incredibile. Poi sembra che 5 giorni magari ha qualcosa in più, ma in realtà tutta la discografia è super, super valida. Anzi, sì, un gioiello, mi viene da dire. E poi ci siamo trovati benissimo. Infatti, rivedendo, cioè, questa alchimia l'ho rivista un po' di volte, anche perché sono contento perché la gente, soprattutto i giovani, la stanno rivedendo. Su TikTok sta andando super virale. Certo, perché poi i ragazzi aiutano le canzoni di qualche anno fa a tornare su.
e quindi e viceversa, quindi sì, è molto bello questo passaggio generazionale. Andate, scaricatevi le musiche, ascoltate la musica, come vi dico, andate al cinema, ascoltate la musica, leggete libri, arricchitevi. Zarrillo, ti mando un messaggio, vai Michele. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute ed io inchiodato a te. Caro saluto all'amico Will che è lì con voi, a cui mando tanti abbracci e lo ringrazio per avermi fatto passare 2 giorni veramente esaltanti sotto tanti aspetti, insomma c'è l'emozione sul palco, il riscontro che ancora a distanza di qualche giorno, insomma c'è una grande vicinanza. Io spero di poterti rivedere presto e di poter, come dire, seguire i tuoi successi che meriti veramente, e te lo dico col cuore veramente, spero ti vada tutto per il meglio e ringrazio ancora gli amici di oggi, un altro giorno, ancora un abbraccio a Serena e a presto rivedervi. Ciao, buone cose a tutti. Poi Michele è veramente una delizia d'uomo. Sì, quindi... ma ci siamo divertiti molto, a parte poi tu sul palco, poi c'è stato anche tutto il dopo. Adesso sei in tour pure, no? Fai un po' di concerti. A maggio, per fortuna. Cioè, non vedo l'ora, però cioè, ho bisogno proprio di tornare a casa, realizzare un po', godermi anche queste immagini, che ancora devo sedermi da solo a rivederle bene. Insomma, cantare 5 giorni con...